Buonasera, bentrovati alla 93esima puntata di Mondo Galoppo. Questa sera ho rubato la scena a Filippo e gli ho rubato un po' l'entrata, diciamo. Buonasera anche a te. Buonasera, sei stata bravissima. Grazie per avermi rubato questa entrata, ma poi era doveroso anche perché all'indomani, pensate, della nostra puntata sulle donne a cavallo, che cosa è successo? È successo che Rachel Blackmore, dopo aver vinto la classifica a Cheltenham e quindi ha già segnato un grande traguardo, ha vinto anche il Grand National. Per la prima volta in tutta la storia del Grand National, che è, comunque sia, come tu ben sai, ha una storia lunghissima, ha vinto per la prima volta una donna il Grand National, quindi è stata una cosa emozionante, di un grande impatto mediatico. Tu cosa ne pensi? Voi donne vi state facendo onore, vi state facendo onore anche negli Stati Uniti. Vero Paolo Romanelli che è in collegamento con noi dagli Stati Uniti, da Miami, eh? Paolo? Sì, vero. Buonasera a tutti, complimenti per tutti i grandi risultati delle donne in Italia. Anche negli Stati Uniti c'è una ragazzina che si chiama Jessica Pfeiffer, che monta Santa Anita, bravissima, e ha vinto 19 corse dall'inizio del meeting di Santa Anita, un meeting estremamente competitivo con Mike Smith, con Joel Rosario, Umberto Rispoli, e questa ragazzina che è la figlia della nuova compagna di Phil D'Amato, un allenatore molto importante, va sempre meglio e farà anche lei onore alle donne di grande successo impegnate nell'Ippica. Se posso permettermi, comunque sia, Santa Anita, non mi pare ci siano mai state molte donne a Santa Anita a montare. È vero, ci sono state un paio di donne, però sono mai nessuna che ha veramente iniziato a Santa Anita. Sì, è vero, anche se la più famosa degli ultimi 20 anni, che ha smesso da un po', Julie Crone, non avrà iniziato in California, però poi si è trasferita in California, è sposata con un giornalista californiano, Jay Opti, e quindi insomma Julie Crone è stata quella di maggior successo fra le donne Fantino, e Rosemary Hohmeister, Costa East, Costa Orientale, clamoroso il suo annuncio dopo aver vinto una Breeders' Cup, nel Winner's Circle della Breeders' Cup, che ha vinto, ha annunciato che avrebbe smesso perché era in attesa, era in stato interessante, e questo è stato un colpo chiaramente molto bello, molto, molto particolare, ma tutte le news americane ne hanno parlato, una donna Fantino che vince la Breeders' Cup, già in attesa e ascesa da cavallo, annuncia che si ritirerà per un certo periodo di tempo. È un sogno un po' il galoppo americano, Paolo. Ci fai sognare, sai, noi siamo qua in Italia un po' zoppicanti con questa ipichetta un po' moribonda. È un sogno, tutte le volte che ti incontriamo. Ma ti ringrazio, sei troppo gentile. Certamente il galoppo americano crea molto entusiasmo, molta adrenalina, molta attesa, ogni weekend sono queste grandi corse, Kentucky Derby, preparazione, triplice corona, poi la Breeders' Cup, le riunioni di Saratoga e Del Mar in estate, quindi è un continuo, una continua escalation di entusiasmo e di felicità di poter partecipare. E io sono, mi considero molto fortunato a poterne un po' far parte. Ecco, quali sono gli ippodromi principali degli Stati Uniti? Ce l'hanno chiesto alcuni nostri telespettatori proprio dopo i numerosi collegamenti che abbiamo fatto negli scorsi mesi con te, parlando dell'attualità USA. Ma gli ippodromi principali dipende un po' dalle stagioni, come in Italia, la primavera e anche l'estate,
negli Stati Uniti le corse d'estate sono molto importanti, questo magari un po' differente dall'Italia. Primavera sono Belmont Park a New York e Santa Anita, che adesso ha prolungato il suo meeting in California. Prima c'era Hollywood Park, che prendeva il testimone di Santa Anita, adesso purtroppo Hollywood Park non c'è più, quindi Belmont Park nella East Coast e Santa Anita nella West Coast. Poi ci sono gli ippodromi cosiddetti del Midwest, Keeneland, Churchill Downs, in Kentucky. Keeneland, due riunioni brevi ma fantastiche, con 5-6 giornate di corsa alla settimana per 2-3 settimane, primaverile e autunnale, e il vanto di avere una stakes al giorno, anche il martedì, il mercoledì, il giovedì, c'è sempre almeno una lista da un gruppo 3 o addirittura un gruppo 2 o 1. Arlington Park purtroppo potrebbe essere dismesso, ma questa dovrebbe essere l'ultima riunione, Arlington Park Chicago, ma c'è un gruppo che sta cercando di acquistarlo e continuare la tradizione dell'Arlington Million. E poi l'inverno, la Florida, lo stato del sole, Gulfstream Park, una bellissima riunione, The Meet of Champions, che inizia i primi di dicembre e va avanti fino alla fine di marzo con il Florida Derby, e anche Santa Anita, in inverno, ancora per il clima, l'opening day per tradizione cinquantennale è il 26 dicembre, il giorno dopo Natale. L'estate, i due meeting principali sono Saratoga nella costa orientale e Del Mar nella costa occidentale californiana. E poi ci sono tantissimi altri ippodromi in Louisiana, Fairgrounds, Louisiana Downs, in Arkansas c'è Oakland Park, che sta venendo fuori fortissimo ogni anno, anche se non ha la pista in erba, in Arizona, Turf Paradise, in Kentucky, Turfway Park, insomma c'è tutto un altro gruppo di ippodromi secondari, ma con le loro caratteristiche. Leggevo, l'ultima cosa che voglio dire velocissimo, leggevo delle corse milionarie europee, in Inghilterra una, in Francia tre, a Kentucky Downs, un piccolo ippodromo bucolico nell'ovest del Kentucky, quest'anno ci saranno tre corse da $1 milione. Un ippodromo un po' particolare, si corre solo in erba, ma secondario, sei riunioni, sei giornate, tre corse da $3 milioni. Lo vedi Paolo che ci fai sognare, eh? Ci fai sognare. Noi andremo a vedere qualche corsa da qualche The milione. American Owner's Dream, insomma. Esattamente. A proposito del sogno americano, magari del tuo debutto negli Stati Uniti, secondo te Paolo, quale ippodromo si adatterebbe di più alla nostra bella e brava Sara Del Fabbro? Ma il migliore di tutti, vincerà sicuramente. A tutti, sono negli Stati Uniti, non è facile. Io ho avuto l'opportunità di seguire un buon numero di fantini italiani che sono venuti qui per un periodo. Ho cominciato con Endo Botti, Marco Botti, Corniani, Dai, Cristian De Cristian De Muro, Muro, Mirko De Mirko e Muro, ha Cristian vinto De la prima Muro. corsa negli Stati Uniti grazie a me. A Calder. Il problema è che sono 12 gabbie, non ne fanno di più, sull'erba a volte sono anche di meno. C'è un gruppo, c'è una colonia, come si dice, di fantini molto forti con i loro agenti che prendono i 6-7 cavalli più importanti della corsa. E quindi se non, e poi gli agenti e gli allenatori, se non sanno che rimani per sempre per la carriera, come sta facendo adesso molto bene Rispoli, fanno fatica a darti una multa. L'ippodromo ideale per Sara però è Del Mar. Perché Del Mar? Perché c'è una canzone di Bing Crosby, che aveva ricordato anche l'altra volta Paolo Romanelli, che dice che a Del Mar il TARF, no, quindi il TARF, incontra il surf e tu sei una grandissima surfista, eh? Beh, grandissima, non sono bravissima, però sicuramente è una mia grande passione. E mi è stato detto appunto che a Del Mar, finito lavoro, in America si finisce verso le 10, 10 e mezza di mattina,
penso che a 500 metri di distanza ci sia la spiaggia, quindi c'è chi va al lavoro con la tavola, diciamo. Vero Paolo, e ti chiederei di cantarci a questo punto la mitica canzone, almeno un po' l'inizio della canzone di Bing Crosby. Non ti puoi tirare indietro, sei davanti a milioni di telespettatori qui in Italia e in mondovisione anche. Non sono preparato per questo. Where the turf meet the surf, down there at Del Mar. Bravissimo, bravissimo. E... no, è verissimo, quello che ha detto Sara è verissimo, in California, davanti a Del Mar, davanti a Malibu, a qualunque ora del giorno, a volte, se posso dire, scusa Sara, pazzi anche la notte, sono sempre nell'acqua con le tavole, qualunque temperatura, qualunque sole, qualunque nuvole, pioggia, trovi sempre un gruppo nell'acqua con le tavole che aspettano le onde. E quindi certamente nel bellissimo scenario di Del Mar, l'ippodromo è proprio come ha detto Sara, a 500 metri di distanza, scendi dall'ultimo cavallo che monti al mattino e sei sulla tavola nell'acqua a aspettare le onde. Ci fai sognare Paolo e sogneremo subito dopo questo... rapida interruzione, ecco, state con noi perché torniamo fra pochissimo. In studio, eccoci qui ancora con Paolo Romanelli e sfortunatamente ancora Filippo Beusal. Grazie per lo sfortunatamente, ma è una fortuna, è un onore avere Paolo che ci racconta adesso qual è il tema, il grande tema di attualità negli Stati Uniti. La prossima settimana a Ocala iniziano le aste Two Year Olds in Training, Spring Sale, OBS, alle mie spalle la foto mia, con due dei miei figli, io ho tre figli, e il veterinario dottor Riki Takahashi, l'uomo che ha costruito, che ha iniziato, che ha lanciato Godolphin Japan, e adesso veterinario di Katsumi Yoshida, che insieme a Emmanuel Desserou con Narvik International acquistano molti due anni alle aste appunto di OBS. I prodotti diciamo di queste aste si fanno spesso onore in Europa e tu ne sai qualcosa perché hai portato in Italia parecchi campioncini. Sì, queste aste sono aste fra le più favorevoli al mondo per gli acquirenti e hanno avuto vincitori tantissimi negli Stati Uniti e anche in Europa, anche in meeting di prestigio come Royal Ascot, Wesley Ward ha portato dei due anni acquistati l'allenatore Wesley Ward a queste aste OBS Spring Sale a Royal Ascot a vincere, hanno vinto in Dubai, a queste aste è stato acquistato Into Mischief al Breeze Up, Into Mischief è attualmente il Galileo americano, in Europa si chiamano Breeze Up, come sapete, e un po' meno adesso, ma c'è sempre stata una certa diffidenza verso queste aste di alcuni allenatori, proprietari, forse anche agenti, perché pensano che i cavalli vanno comprati yearling, vanno domati, vanno preparati, e andare all'ultimo a scegliere, alcuni dicono gli scarti di scuderia, non conviene. Negli Stati Uniti non funziona così, mi piace dire qui fa diverso, perché queste sono aste preparate professionalmente, scientificamente. Sono cavalli preparati dai cosiddetti pin hookers, la maggior parte dei quali abitano e lavorano nella città di Ocala, appunto dove si svolgeranno queste aste, che vanno alle aste yearling a settembre-ottobre, scelgono
i loro cavalli per rivenderli poi ai, chiamiamoli Brisafa anche negli Stati Uniti. E per far questo devono essere perfetti come veterinari, come, scusate, come lastre, come radiografie. Quindi c'è già uno screening immediato dai yearling che i cavalli non hanno nessun difetto radiografico. Poi li preparano al sole della Florida, al sole di Ocala, e sono degli allenatori che fanno solo questo. L'unica cosa che fanno giorno e notte, posso permettermi di dire perché ne conosco un certo numero, è preparare questi cavalli 4-5 mesi per rivenderli a marzo o aprile alle varie aste Breeze Up degli Stati Uniti, in particolare questa di Ocala. E quindi c'è una professionalità estrema. E poi fanno i tempi, sono cominciati ieri i Breeze a 250 a mattina. Fanno i tempi col cronometro, tutto molto controllato, ci sono i commissari, addirittura gli stewards. È una cosa serissima. Parlerei di serissimi professionisti, Eddie Woods, Ciaran Dunne, Art Lee Lorenzo, che preparano questi cavalli, ci mettono $20.000 di spese di mantenimento e quando poi li vendono cercano di fare un profit su quello che li hanno pagati alle aste yearling. Beh, anche se posso Sì. permettermi, come ha detto lui, vengono alcuni in Inghilterra, magari in Italia vengono considerati scarti così. Comunque sia, sono cavalli che vengono venduti a cifre veramente da capogiro. Se non mi sbaglio, in America questi cavalli delle Breeze Up, facendo i tempi, come ha detto lui, vengono venduti a milioni, se non mi sbaglio. Paolo. Non ti sbagli per niente, Sara, perché il 31 marzo qui a Miami all'ippodromo di Gulfstream c'è stata l'asta Fasic Tipton di questo Breeze Up e il top price è stato 2 milioni 300 mila a Coolmore che ha comprato e un altro cavallo è stato pagato 1 milione e 3, io ero presente, quindi 500 mila dollari, la media è stata sui 390 mila dollari, quindi sono stati cavalli milionari, quindi è verissimo quello che dici. Penso non ci siano dubbi che siano più che perfetti per passare a queste cifre. Beh, esatto, brava Sara, ma... Sempre, vorrei dire un aneddoto e citare un esempio, anche magari contro il mio interesse, però tanti anni fa ero alle aste di Ocala Yearling con Ovidio Pessi, volevamo vedere un cavallo, l'hanno tirato fuori dal box, era pieno di funghi. Era proprio inguardabile, l'abbiamo rimandato dentro perché era così contaminato da questi funghi. È stato venduto a 10.000 dollari e l'ha comprato Art Lee Lorenzo, due Pinhooker, che l'hanno ripresentato all'asta adesso che c'è di aprile. Acquistato per 100.000 dollari al Breeze Up di aprile, Spring Sale, dai coniugi Lewis, Bob e Beverly Lewis. Il cavallo si chiamava Silver Charm, ha vinto Kentucky Derby, Preakness e Dubai World Cup, per un totale di circa 10 milioni di dollari. Quindi io e Ovidio Pessi l'abbiamo fatto rientrare nel box e dopo 5 mesi, venduta a 100 mila dollari, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. È un mercato interessante anche per l'Europa perché agli americani piace molto il tempo, sono fanatici del tempo del Breeze, per cui sono dei cavalli che magari hanno una conformazione fantastica, un'ottima genealogia, però invece di fare 9 e 3, fanno 10 e 8 e gli americani li scartano subito e quindi questi fanno dei prezzi più contenuti, 15-20 mila. Cioè, è chiaro che comprare a 5 mila o a 2 mila dollari è impossibile, ma 15-20 mila dollari si può comprare bene, basta che magari in quella mattina il tempo non sia stato di quelli che immediatamente entusiasma gli acquirenti americani che si basano molto su questi tempi dei Breeze. Anche perché se non mi sbaglio, in America, a differenza dell'Italia, le corse sono molto concentrate sui velocisti. In Italia abbiamo le corse sulla distanza, cavalli che arrivano a 2000 metri, 1800, 1600, invece in America sotto il miglio, sopra il miglio, scusa, ce ne sono poche, giusto? Giustissimo, e vorrei, se posso dire, pareggiare l'aneddoto che ho detto prima, dello sbaglio fatto a non considerare Silver Charm, perché a questa asta, tanti anni fa, a 8.000 dollari, all'asta che inizierà martedì, a 8.000 dollari ho acquistato un cavallo che si chiamava High Point,
per il signor Paolo Ferrari a Scuderia Fert, che ha vinto il Gran Premio Città di Varese. 1998, me lo ricordo molto bene. È stato acquistato da me a queste aste di martedì prossimo a $8,000, High Point, Gran Premio Sergio Città Dettori, mi sembra, Sergio Dettori. Bene, bene. Che memoria, io non ero ancora nata. Ma tu non eri ancora nata. Bene, grazie, grazie, grazie Paolo, salutiamo Paolo. È stato un piacere averti qui, a presto. Piacere Paolo, mio, e ti aspettiamo in Gulfstream Park. L'ha detto, eh. L'ha detto, l'ha detto qui davanti a tutti, quindi l'ha detto. Benissimo, certo. Grazie Paolo, è sempre veramente un sogno riuscire a vederti e a parlare di questo galoppo bellissimo negli Stati Uniti, anche se si corre spesso sulla sabbia. Sì, però negli ultimi anni si è un po' spostata la percentuale, prima magari era 90% sabbia, 10% erba, adesso... Beh, noi amiamo l'erba, il turf. Bene, grazie, grazie a Paolo Romanelli e grazie a te, incantevole Sara Del Fabbro, dai l'appuntamento ai nostri telespettatori per la prossima puntata. Cari telespettatori, ci vedremo la prossima settimana con Endo Botti e Cristiana Bibbio Sforza in studio qui con noi.